tenuti al comizio di presentazione della lista numero 2, Gricignano al centro. Bene, vi ringrazio per essere presenti qui stasera e non vi nascondo che sono particolarmente emozionata. Sono emozionata perché mi trovo qui a dover presentare delle persone per bene, persone che sono una vera e propria seconda famiglia, persone che fanno politica con passione e per passione. Quindi vi invito a salutare con un applauso i nostri candidati. Teresa Bibbiano. Domenico Carusone. Domenico Chiatto. Nicola Cristiani. Case di pane, riunioni di rane. Maria Rosaria D'Agostino. Muscoli d'oro, corone d'oro. Michelina Daniello. Amore per bimbi, coro al frac. Musica seria, luce che vale. Carmine Della Gatta. Vita che scorre. Cani randagi. Sebastiano Della Gatta. Forse fa male, eppure mia. Mercedes Diretto. Stare collegato. Giacomo Di Ronza. Maddalena Licciardiello. Andrea Moretti. Raffaele Russo. Gaetano Spinelli. Consiglia Tessitore. Giovanna Zampella. Mi fido di te. E vi chiedo ora un applauso particolare per una persona pulita, il nostro leader, il futuro sindaco di Gricignano, Vittorio Lettieri. Cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, colgo una croce, la dea dell'amore si muove. Bene, ma adesso è arrivato il momento di entrare nel vivo del nostro comizio. Quindi inviterei al microfono Michelina Daniello per ascoltare il suo intervento. Buonasera a tutti. Sono onorata di inaugurare questa campagna elettorale. Sono Michelina Daniello, come mi sono stata annunciata, e sono candidata nella lista di Gricignano al centro con Vittorio Lettieri sindaco. Voglio ringraziare Vittorio che ancora una volta mi ha chiesto di partecipare al suo progetto politico, il progetto politico di, appunto, di Gricignano al centro, dimostrandomi di avere stima e fiducia in me, e io ricambio in toto questa stima e questa fiducia, perché ho scoperto in questo periodo di collaborazione politica un ragazzo onesto, sincero, coerente, lucido nelle valutazioni e molto molto determinato nelle decisioni, e sono caratteristiche queste che sono necessarie a chi vuole essere un leader, a chi vuole essere capo di una squadra per amministrare. Mi sono ricandidata, ho accettato di ricandidarmi perché io credo di poter dare a questo paese, perché credo in Vittorio, ho fiducia e stima nei miei compagni di viaggio, che sono tutte delle persone molto preparate, competenti, con tanta passione per la politica e tanto amore per il proprio paese. Prima però di passare ad illustrare una parte del programma politico di Gricignano al centro, voglio fare, è una parte che poi mi sta particolarmente a cuore, voglio fare un piccolo passaggio su quella che è stata la mia esperienza politica dello scorso anno. Come sapete, io sono una delle dimissionarie. E i motivi per cui mi hanno portato alla decisione di dimettermi il 26 ottobre scorso sono stati molto chiacchierati dalle persone. Qualcuno ha fantasticato,
ha congetturato, hanno detto un sacco di cose, molto di queste veramente molto 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 false ed infamanti. Eppure mi conoscete bene, non sono una ragazzina, lavoro nella scuola da tantissimi anni, sono un libro aperto per tutti quanti e posso affermare con sicurezza e decisione che non ho mai preso o preteso un centesimo da nessuno. Ho sempre agito con la mia testa, autonomamente e in buona fede. Avevo partecipato al progetto politico dello scorso anno perché quel cambiamento mi attirava, era una cosa che io auspicavo per il mio paese, ma purtroppo quel cambiamento, il progetto di cambiamento è rimasto una pura propaganda elettorale, perché fin da subito il vecchio modo di amministrare si è riproposto ancora più marcatamente ed era sotto gli occhi di tutti quanti. Altre cose che hanno detto per quanto riguarda la mia dimissione è che probabilmente è stata una ripicca, perché non avendo ottenuto l'assessorato, beh, me ne vado. Non è affatto così, perché si era deciso di assegnare gli assessorati in ordine di arrivo per i voti, quindi vengo dopo gli altri, accetto le decisioni. Nel frattempo però mi era stato prospettato il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale, che io ho rifiutato, e sapete perché? Perché io ritengo che gli incarichi vadano affidati per competenza. Io ritenevo di non avere competenza per svolgere quel ruolo. Le mie competenze sono ben note a tutti, competenze che io ho acquisito con esperienza, con titoli e formazione. È anche vero che l'esperienza si fa sul campo, ma in un contesto in cui devi dare il meglio di te non ti puoi improvvisare, con il rischio di fare tanto danno alla comunità che si rappresenta. Ancora una cosa, chiedo scusa ma mi si è seccata a voi. Ancora per quanto riguarda ciò che è stato detto sulle mie dimissioni, perché dopo l'assessorato io sarei stata un po' risentita per non aver ottenuto la delega. Vincenzo mi aveva detto che mi aveva tenuto per sé, dopo aver affidato gli assessorati, aveva tenuto per sé la delega dello sport e della cultura. Però non aveva intenzione di affidarla, per svariati motivi, fatti suoi, era il sindaco, poteva fare quello che voleva. Però alla fine si è deciso di affidarla questa delega. Vittorio gli ha consigliato di fare il buon padre di famiglia. Quindi o a tutti o a nessuno. Non mi sembra giusto che tu una delega c'hai e la devi affidare agli altri, che fanno? Ho avuto anche un colloquio con Vincenzo, tra l'altro mi fa capire che era meglio che io non accettassi, non avevo proprio intenzione di farlo. E lui mi dice: guarda, è vero, io la cultura non la do a nessuno. E dice: decidi tu. Poi però ha deciso diversamente. Avrà avuto i suoi buoni motivi, non lo so. Comunque, questo dire una cosa e farne un'altra, il non attenersi alle promesse fatte agli elettori, la presenza continua di personaggi che non c'entravano niente con l'amministrazione, mi ha convinto che non avrei mai potuto condividere questo modo di fare, fino ad arrivare poi al parere favorevole dato all'ampliamento della Progest, quando poi tutta la maggioranza in una riunione precedente si era espressa diversamente. E il resto è storia, lo sapete. E veniamo ad oggi, perché quello che ho detto e raccontato è già passato. Mi sono ricandidata perché posso dare il mio contributo nell'ambito della mia competenza, che è quella dell'istruzione.
Io ho la scuola nel sangue. Chi mi conosce lo sa. Sapete quanto io spenda per la scuola e quanto a cuore ho la formazione dei nostri ragazzi. Io vivo la scuola, conosco i problemi dei ragazzi ed anche delle loro famiglie, le loro necessità. Non devo fare indagini per scoprirlo. So per tempo le cose che funzionano e quelle che mancano. Ne conosco le priorità. Credo fortemente che la collaborazione tra scuola e territorio possa favorire la formazione dei nostri ragazzi come cittadini rispettosi delle regole del vivere civile e dell'ambiente. I giovani sono la vera risorsa del nostro paese e l'eccellenza della nostra comunità. Bisogna canalizzare le loro energie, il loro entusiasmo a beneficio di tutti. Gli investimenti in capitale umano devono essere prioritari in una società moderna. Pertanto la scuola ha un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni, in quanto esse sono il futuro della nostra società. Occorre, e questo è un progetto, il nostro progetto politico, scusatemi il gioco di parole, occorre avviare un piano della collaborazione e un dialogo costruttivo tra scuola ed ente comunale, adoperandosi per essere nelle condizioni di assicurare a tutti e a ciascuno il tempo scuola e l'offerta formativa, meglio rispondendo alle effettive necessità ed inclinazioni, mirando alla valorizzazione delle eccellenze presente in ogni ragazzo ed avendo a cuore, al contempo, i ragazzi più deboli e svantaggiati sul piano economico, e sociale e culturale. Bisogna organizzare e ampliare i servizi a vantaggio delle famiglie, il tempo pre e post scuola, realizzare progetti educativi e formativi in tutti gli ordini scolastici, legati al teatro, alla musica, alla lettura, alle varie giornate della memoria, eccetera, eccetera, attività interculturali, progetti specifici per i diversamente abili ed educazione ambientale, alla salute e stradale. Potenziare la conoscenza e l'uso della lingua inglese attraverso l'intervento intenzionale, sistematico e programmatico di un insegnante madrelingua. Abbiamo la cittadella della US Navy e non siamo stati capaci fino adesso di coinvolgere nessun cittadino per venire a fare il madrelingua. Naturalmente, sempre in collaborazione con gli insegnanti, l'ente comunale non può mai sostituirsi alla scuola o mettersi davanti, ma deve collaborare e sostenere l'organizzazione di scambi culturali con istituti scolastici europei, ampliare e digitalizzare le biblioteche scolastiche in attesa di un'istituzione di una biblioteca pubblica, per avvicinare i bambini alla lettura e alla scoperta del patrimonio letterario italiano e straniero, e dove possono essere avviate attività di animazione, concorsi di lettura, incontro con gli scrittori, cicli tematici in collaborazione con associazioni e altri enti ed iniziative per avvicinare i cittadini alla lettura. Istituire, e questa sarebbe una cosa bellissima, il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organo istituzionale consultivo creato già in tante realtà italiane e straniere, anche per rendere i ragazzi partecipi della vita amministrativa del comune, e che noi per qualche anno qui a Gricignano l'abbiamo avuto. Poi, mancando il sostegno dell'ente comunale, non si è più rinnovato. Pensate che noi a scuola abbiamo eletto rappresentanti nel Parlamento Europeo dei Ragazzi, che è stato istituito dalla diocesi di Aversa nel progetto A Piccoli Passi. Però non abbiamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi, dobbiamo provvedere. Questo naturalmente senza che vengano programmati interventi di miglioramento degli edifici scolastici, non potrebbe essere realizzato la maggior parte di queste cose. Quindi il miglioramento degli edifici scolastici è una priorità. Saranno adottate regole di efficienza energetica e recupero dei rifiuti, condividendo le decisioni sempre con i docenti e i genitori.
Insomma, c'è tantissimo da fare. Noi ne abbiamo le potenzialità e le competenze. La passione per il lavoro non ci manca. Dateci il vostro sostegno e insieme realizzeremo il progetto di Gricignano al centro. Il 26 maggio, vota lista numero 2. Vittorio Lettieri, sindaco, preferenza Daniello. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Michelina. Adesso è arrivato il momento di ascoltare il candidato Domenico Carusone. Buonasera a tutti, sono l'ingegnere Domenico Carusone. Vi chiederete cosa ci faccio io qui stasera? E invece vi faccio una domanda: cosa ci fate voi invece qui stasera? La risposta è la stessa: abbiamo avuto l'amministrazione più veloce della storia di Gricignano e forse dei comuni d'Italia. E per colpa di chi? Di Vittorio? Certamente no. La colpa, miei cari concittadini, è da attribuire ad un ristretto gruppo di affannati mentali, opportunisti del bene comune, affamati della cosa pubblica, che pensavano, dopo aver vinto le elezioni, di trasformare il nostro comune nel salotto della propria casa. Caro Vincenzo, ti voglio bene, ma togliti il costume dell'imperatore Enrico IV di Fantasia. Esci da questo personaggio pirandelliano. Smettila di fare la vittima, perché come dice un vecchio proverbio napoletano, non ci sta peggio l'ora e chi l'arma soia ci smora. Vincenzo, come ex sindaco di Gricignano hai fallito. Dovevi tutelare tutti, dovevi garantire gli impegni del cambiamento e non l'hai fatto. Hai mentito e continui a perseverare negli errori. Ti sei mostrato più vecchio dei vecchi politici. Dovevi essere il sindaco di tutti e invece sei stato il sindaco di pochi. Assumiti le tue responsabilità. Cara Emilia, se ho sbagliato a dire qualcosa, questa è la mia carta d'identità. Quando mi vuoi querelare, sono a disposizione. Io non mi tiro mai indietro, non ho mai paura, specialmente dei sindaci facenti funzioni. Ci tengo a precisare che Vincenzo non è la nostra vittima. Vincenzo è la vittima dei suoi attuali compagni di viaggio. È un ostaggio politico! E noi stiamo solo cercando di salvarlo, perché non possiamo permetterci un altro commissariamento, non possiamo più perdere tempo. Noi abbiamo il dovere di guidare Gricignano nel futuro a testa alta, con responsabilità e dedizione verso i bisogni dei gricignanesi. Cari cittadini, gli avversari mi accusano di essere un incoerente, forse vi faranno vedere qualche video oppure già l'avete visto. Quindi cameraman, fai bene il tuo lavoro stasera, perché gli stoliti sono sempre affamati di moralità. È vero, cari gricignanesi, sono un incoerente. Ebbene sì, sono incoerente quando dico che voglio smettere di fumare e poi fumo. Quando il lunedì dico che voglio fare la dieta e poi non lo faccio. Quando dico che quando ho preso dei sacramenti e poi non vado in chiesa. Quando critico il calcio e poi mi vado a vedere le partite del Napoli. Sarò incoerente, come forse sapete di esserlo anche un poco pure voi. È nella natura umana essere incoerenti. Ma vi assicuro che non sono un ipocrita. E politicamente sento in me questa forte coerenza. Perché facendo questa scelta di candidarmi, sento in me la stessa fiamma degli inizi con delle lotte col Meetup. Sento la stessa determinazione, la stessa voglia di fare, la stessa voglia di mettermi al servizio dei cittadini. La vera coerenza, quella che merita giudizio, la dimostrerò col mio operato amministrativo, se me ne darete la possibilità, ovviamente.
Quale sarebbe poi questa mia incoerenza politica? Che ora ho sposato il progetto con Vittorio Lettieri, candidato sindaco, perché durante i comizi non ce le siamo mandati a dire, perché sul palco gli ho detto determinate cose, gli ho detto di essere più umile, di restituire la dignità politica. Ebbene, cari concittadini, quando Vittorio si è dimesso, dimostrando di non tenere alla poltrona, quando ha detto no ad un modus operandi che stava prendendo una brutta piega per le sorti del nostro paese, quando si è messo a disposizione di tutti per la crescita di questo nuovo progetto politico, quando ha messo perfino in discussione la carica di candidato sindaco, quando mi ha rassicurato del non voler compiere gli errori del passato e di costruire un nuovo futuro che non tenga conto degli attuali costumi. Ebbene, Vittorio ha dimostrato più umiltà e restituito più dignità politica di chi sta da 30 anni a lamentarsi esclusivamente senza scendere mai in campo. Di chi si è nascosto dietro capri espiatori e poi era seduto agli stessi tavoli. Di chi, quando ha avuto la possibilità, seppur per poco tempo, ha dimostrato e continua a dimostrare di essere un lupo travestito da pecora. Cari gricignanesi, ho sentito il dovere di non seguire una scelta di moralità appariscente, di non seguire una scelta di orgoglio. Di non seguire una scelta vincolata a stereotipi del passato, di non seguire una scelta di orgoglio personale, ma di seguire Vittorio. L'ho fatto per il vostro bene, per un senso di responsabilità che mi appartiene e appartiene a tutta la squadra di Gricignano al centro. Dopo questa, consentitemi, doverosa premessa personale, veniamo ai contenuti del nostro programma amministrativo, perché noi non facciamo demagogia, noi non siamo populisti, noi siamo gli unici che abbiamo soluzioni concrete per i vostri problemi e sappiamo come mettere in atto. Dite la verità, cosa avete fatto quando vi è arrivata la sfogliatella della Tari? Io risento ancora le urla di mio nonno. In merito, cosa abbiamo intenzione di fare? Semplice, ridurremo questa tassa sui rifiuti con la collaborazione di tutti, perché produrre meno rifiuti significa pagare di meno. Abbiamo proposto nel nostro programma di aderire all'iniziativa Plastic Free, di attivare il compostaggio di comunità e di acquisire al patrimonio comunale un biotrituratore per gli spacci di potatura. Abbiamo inoltre intenzione di riformulare dopo il 27 maggio il regolamento Tari, introducendo agevolazioni e riduzioni per i cittadini che aderiscono alle nostre iniziative o che presentano all'interno del proprio nucleo familiare dei minori a carico, ma anche e soprattutto per le attività commerciali virtuose di Gricignano, che ci aiuteranno in progetti di utilità sociale, come ad esempio il banco alimentare. Poi, toccando un altro tema a me caro, vi voglio rassicurare che con la nostra amministrazione non ci saranno indecisioni sulle fabbriche che trattano all'umido. Zero compromessi e zero sospetti sul nostro operato. Alle conferenze dei servizi la nostra risposta sarà sempre la stessa: parere contrario. Noi gricignanesi abbiamo già dato in termini di pazienza e salute. Vi voglio solo anticipare a tutti quelli che sono in ascolto, che sono allergici a prosciutti e insaccati vari. State sereni, perché queste non saranno parole buttate al vento, perché i primi controllori attivi del nostro operato sulla tutela ambientale sarete voi. Come farete a controllarci? Abbiamo proposto la creazione della consulta ambientale, che sarà un appendice dell'organo consiliare con funzione non solo consultivo ma anche propositivo, formata da cittadini e associazioni che potranno dare concretamente il loro contributo alla tutela ambientale. Cittadini, concludo invitandovi a seguirmi sui social e a contattarmi per avere ulteriori informazioni sul programma amministrativo
e ricordandovi che il 26 maggio dobbiamo riuscire insieme a guardare avanti, perché è oggi che si costruisce il domani. Ricordate, Gricignano ha bisogno di statisti e amministratori e non di falsi docenti di storia. Il 26 maggio votate la lista numero 2 con Vittorio Lettieri e, come dice un mio compagno di viaggio, Ludoriel Carusura. E al mio amico Nicola, se possibile. Grazie a tutti per l'attenzione, buonasera. Bene, ringraziamo Domenico Carusone per il suo intervento, ma soprattutto per le sue delucidazioni sulle allergie alimentari. Ma a proposito, avevo da farvi una domanda. Siete tutti gricignanesi? Quindi possiamo far stare tranquilli i nostri avversari politici? Perfetto, quindi continuerei dando la parola al dottor Andrea Moretti. Io, come anziano del gruppo, mi tocca un po' tirare fuori tanti argomenti sui quali sono stato attaccato in questi giorni, ma andiamo con ordine. Io cercherò di dare le risposte che credo un po' molti di voi si fanno sul perché di questa scelta dopo tanti anni di avversione politica. Ci sono sempre dei momenti in cui si fanno delle riflessioni, si fa un po' il sunto delle proprie cose e del proprio modo di amministrare e di essere nella vita, e poi si traggono delle conclusioni. Ad ogni buon conto, io, come vi dicevo, voglio un po' spiegare le ragioni di questa scelta all'indomani dello scioglimento del Consiglio Comunale, che ha decretato la chiusura dopo appena 4 mesi di un'esperienza politica che ambiva al rinnovamento totale. Io credo nel rinnovamento, purché non sia drastico e radicale, ma moderato e graduale, per dare nuovi stimoli all'attività amministrativa. Occorre sempre fare attenzione quando si parla di rinnovamento, per non vanificare quanto di buono ha prodotto una precedente amministrazione. Alla prima crisi amministrativa il progetto è naufragato, perché le divergenze che si sono manifestate sin da subito hanno sgretolato quei fragili principi che solo apparentemente erano condivisi. Meglio che sia andato così. Meglio un taglio netto che una lenta agonia amministrativa, che non sarebbe stata foriera di risultati e successi adeguati alle premesse programmatiche e alle aspettative della comunità di Gricignano. Purtroppo, dobbiamo dire, anche l'inesperienza amministrativa è stata un po' la causa, ma io ritengo soprattutto l'isolamento, se mi è consentito dire, in cui è stata relegata anche l'opposizione politica, senza creare un dialogo con essa. Quindi questo ha fatto un po' il resto. Si sono da subito prodotti degli atti amministrativi, come dire, forse un po' azzardati, un po' affrettati, ma spesso questo sottende anche una certa arroganza, forse anche dovuta al successo plebiscitico con cui è stata eletta la nuova maggioranza. Quindi non si è rispettato quanto di buono ha prodotto la mia maggioranza, che era la maggioranza uscente.
qualcuno su tutti, e mi dovete consentire perché alcune cose ce le dobbiamo dire per scendere un po' nel pratico delle questioni, come per esempio la questione della villa comunale, che è stato un appalto che ormai era in corso, è stato tutto bloccato, salvo poi mettere nel programma che si vuole fare la villa comunale, una cosa che ormai era in essere e si doveva solo appaltare, e purtroppo si è voluto bloccare. Non so i motivi per cui la cosa sia stata fatta. Un'opera importante dal punto di vista sociale, ma ancor più dal punto di vista ambientale. Senza questo blocco probabilmente oggi sarebbero in corso i lavori, e tutti quanti noi sappiamo che per far crescere le piante ci vogliono gli anni, e quindi la cosa importante è mettere subito la piantumazione degli alberi per rendere una villa importante e rigogliosa. Alle mie osservazioni sulle reali motivazioni del blocco al progetto, si è prima parlato di una previsione di spesa per la piantumazione degli alberi di ben 500.000 euro, insomma, circolavano voci, numeri, insomma, da dare all'otto. Tutte cose, io mi sono andato a vedere un po' le cose, naturalmente non era così, perché invece di 500.000 erano appena 28.000 euro, poi sono venute fuori altre argomentazioni, non c'era la copertura finanziaria, e anche questo non c'è niente di più falso, perché il progetto era stato finanziato con una parte di un versamento fatto dalla Mirabella per 1.500.000, e di questi 900.000 erano stati accantonati per la realizzazione di quest'opera. Era un vecchio versamento, erano degli arretrati che la Mirabella doveva versare e che io avevo accantonato. Non dico bugie, perché 3 giorni prima della conclusione del mio mandato abbiamo fatto una verifica di cassa e tutto questo è trascritto nelle carte del comune. Quindi prima hanno bloccato tutto e mo adesso vogliono ripartire, insomma, chissà perché è stato tutto bloccato. Mi dispiace che spesso essi scaricano la responsabilità sugli altri, su Vittorio, insomma, Vittorio, la colpa è anche tua, ma io non do la colpa a Vittorio, vedete, perché nella dialettica politica, in un'amministrazione ci possono stare anche delle voci contro, ma il sindaco, caro Vincenzo, eri tu, e tu dovevi essere il garante degli interessi generali di questa collettività, dando naturalmente continuità per la realizzazione dell'opera. Il popolo non si può fidare di un sindaco fantoccio a cui manca capacità decisionale nei momenti più importanti della vita amministrativa. Questo atteggiamento così, insomma, un po' di uno che non si assume le sue responsabilità, è stato già detto, insomma, traspare anche nella vicenda della Proces, in cui io non sto qui a sindacare il sì o il no, quello che bisognava decidere, ma ritengo che il sindaco doveva partecipare in prima persona alla conferenza dei servizi, perché solo così si può evitare di fare in modo che gli altri possano pensare che si gioca, si fa il doppio giochismo. Quindi partecipare in prima persona significa evitare qualsiasi sospetto e di rapporti sleali con gli altri amministratori, così come peraltro ho fatto sempre io, perché nelle conferenze di servizi sono andate sempre io. Tutto questo denota
una mancanza, a mio avviso, di spessore politico ed umano, che sono le qualità principali che deve avere un sindaco a garanzia di una buona azione amministrativa. In politica, come nella vita, non si improvvisa niente. In essa si porta sempre il proprio bagaglio culturale, umano ed il proprio modo di essere e di agire. E non c'è niente di peggio della falsità. Ed io stesso ne sono stato vittima in una vicenda giudiziaria che ti ha visto, caro Vincenzo, depositare una falsa testimonianza contro di me. Per fortuna è andata bene, perché neanche i giudici ti hanno creduto. Caro Vincenzo, aspetta ancora le tue pubbliche scuse, che sono i veri, che solo i veri galantuomini sanno fare. Lo sai bene che per i nostri trascorsi non meritavo questa azione infamante da parte tua. Ed invece si è cercato di intraprendere la via giudiziaria, probabilmente, per eliminare uno scomodo avversario politico, allora sindaco in carica. Come dire, può darsi che mi sbaglia, ma si dice che a pensar male si fa peccato, però quasi sempre ci si azzecca. Respingo inoltre le mistificazioni e le falsità volte a screditare il mio ultradecennale operato ed impegno politico. Posso ben capire qualche buffone, qualche leone da tastiera, qualche frustrato con problemi personali e familiari, che non ha niente di meglio da dire e da fare dalla mattina alla sera se non sfogare in questo modo. Ma chi fa politica ed ambisce ad essere il primo cittadino di una comunità deve supportare le proprie tesi circa il malgoverno degli ultimi 30 anni, perché ormai sono 2 o 3 mesi che sento parlare solo di malgoverno degli ultimi 30 anni. Devi supportare, come dicevi, le proprie tesi con argomentazioni valide, senza essere vago, generico o esprimendosi con uno slogan privi di significato. Io ritengo che un minimo di excursus, un minuto, me lo dovete consentire per dire un po' il mio impegno politico in questi anni in che modo si è concretizzato. Vicignano, da paese agricolo, da villaggio agricolo qual era, oggi è una cittadina tra le meglio cresciute dell'agroversano, grazie ad una lungimirante programmazione. Questo non lo dico io, vedete, a me me l'hanno riferito altri che vengono da fuori. Sono stati realizzati molti servizi per la nostra comunità, a cominciare dalle scuole, che oggi sono tra le migliori della provincia di Caserta. Qualcuno più della mia età ricorderà che dove stavano le scuole, negli scantinati, in edifici adeguati alla meglio, insomma. Oggi abbiamo veramente delle buone scuole. Piazze, parcheggi, come quello anche nel cimitero, che poi è adibito anche al mercato settimanale, viabilità stradale, l'ampliamento di via Boscarilli, gli svincoli autostradali. Gricignano oggi è uno snodo importante a nord di Napoli. Il complesso sportivo di via Falciano, purtroppo lo so che oggi è vandalizzato e non usufruibile, però mi dovete consentire che chi ha avuto l'idea di quella scelta è stato il sottoscritto molti anni fa. Questo anche per far sì da poter utilizzare successivamente il vecchio campo di pallone, quello là che ormai l'area era diventata molto centrale, quello di Corso Umberto, per poter realizzare poi nel tempo, con gli anni, una villa comunale. Quindi progetti che vengono da lontano. Certo, non siamo a Posillipo o in chissà quale cittadina importante, però credo che Gricignano è cresciuto abbastanza ordinato, anche grazie al PUC, al piano urbanistico comunale, che ha consentito a tanti cittadini di realizzare una nuova casa, magari migliore di quella che già avevano.
Quindi ancora anche pure la base degli americani, che anche questa ha dato una certa visibilità al nostro paese, migliorandone inoltre anche l'economia, senza infine sottacere la vivibilità, soprattutto se rapportate ad altre aree, ad altre realtà dell'agroaversano, come dicevo anche prima, che molti mi riferiscono, gente che viene da fuori. Programma sicuramente sarà Vittorio, il nostro capolista, ve lo enuncerà un po' più nei particolari. Voglio dire che negli ultimi 5 anni, anche questi sono stati degli anni in cui abbiamo profuso molti impegni, molta progettualità, che al comune ci sono tanti di quei progetti che ci si può lavorare ancora per 10 anni, per cercare finanziamenti, per poterli cercare di attuare, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Se mi è consentito, voglio fare un piccolo excursus anche sulla questione delle cooperative dietro la base americana e le polemiche che sono sorte in queste ultime settimane. Premetto che sul piano umano e personale essi hanno tutta la mia comprensione per i disagi che comunque in qualche modo stanno patendo, non essendo completa tutte le infrastrutturazioni e quindi tutti i servizi. Ma ritengo che questi non possono essere addebitati al comune fin quando il consorzio non consegnerà le opere di urbanizzazione realizzate e sempre il comune non provvederà a collaudo delle stesse per verificare la correttezza tecnica realizzativa. Solo allora le opere potranno essere acquisite alla proprietà comunale. Fino a quando questo iter non si completerà, la responsabilità è solo dei costruttori, a cui occorre rivolgersi per ogni tipo di contenzioso. Per quanto riguarda invece la polizza fideiussoria, sono già 2 anni che la mia amministrazione comunale ha nominato i legali di parte per la sua riscossione, che attiene allo scomputo dei lavori non ancora completati. Ma purtroppo si sa come vanno i contenziosi in Italia, i cui tempi sono sempre troppo lunghi. Il lasso di tempo trascorso dopo la scadenza della polizza è dovuto al fatto che il consorzio aveva presentato un nuovo progetto da approvare che l'amministrazione comunale stava esaminando, progetto che non è stato approvato perché all'interno del consorzio la conflittualità su chi doveva realizzare i lavori era sintomatica di un ulteriore allungamento dei tempi, per cui è stato deciso di mettere subito la polizza all'incasso. Condivido l'idea del nostro candidato sindaco di formare una commissione con i rappresentanti delle cooperative per fare in modo che tutte le decisioni loro riguardanti, che debbono essere prese dall'amministrazione, vengano prese in concerto con i residenti dietro la base. Un'iniziativa che in qualche modo io stesso avevo già intrapreso quando ero sindaco, confrontandomi diverse volte con gruppi di cittadini che abitano proprio lì. Ho avuto modo di conoscere delle persone veramente per bene, che hanno sempre e solo rappresentato gli interessi dei residenti, i quali, dopo la scadenza della convenzione, mi hanno sollecitato diverse volte la riscossione della polizza, credendo forse che la vicenda potesse avere un esito più celere e più favorevole. Ma purtroppo tutto questo non è avvenuto. Convido che si possa trovare una soluzione al contenzioso con l'aiuto dei legali, al fine di non arrivare a streghe per il completamento delle opere di urbanizzazione. Sono comunque, mi rendo disponibile a partecipare al dibattito sulla questione delle cooperative per approfondire ulteriormente il tema, naturalmente se gli organizzatori del dibattito me lo chiederanno. Mentre la mia amministrazione per la riqualificazione del complesso sportivo di Via Falciano, vandalizzato dopo l'abbandono da parte di chi aveva in gestione la struttura, la mia amministrazione aveva realizzato un project financing pronto per essere appaltato e che prevedeva l'affidamento per un lungo periodo a una società in cambio della copertura dei costi di riqualificazione dell'opera. Un progetto ancora in essere che può essere appaltato anche da subito. Per quanto riguarda invece la gestione del comune,
posso affermare di essere stato sempre attento agli equilibri di bilancio. Se si considera che troppi comuni dell'Agro, perfino la città di Caserta e tanti altri comuni in Italia hanno dichiarato il dissesto finanziario, che con me non è mai avvenuto. Certo, il comune non naviga nell'oro, ma gli equilibri finanziari sono stati da me sempre salvaguardati. Ci tengo inoltre a sottolineare che come sindaco le tasse non sono mai aumentate, mai. I lavoratori dipendenti lo possono verificare che noi abbiamo la liquida IRPEF la più bassa di tutta la provincia di Caserta, è la più bassa, i lavoratori dipendenti lo possono andare a verificare sulla busta paga. In questi giorni ci sono state proprio voci miserevoli fatte circolare ad arte dai nostri avversari, secondo cui gli ultimi aumenti erano dovuti ad atti prodotti dal sottoscritto. Cari miei, cari avversari politici, niente di più falso. Se voi avete il coraggio di sostenere questo, portate gli atti amministrativi, portateli giù qua. Abbiate il coraggio di farlo e non cercare di andare nelle case oppure dire ai cittadini bassezze e calunnie circa il mio operato. Quindi la tassa dei rifiuti con me non è mai aumentata. Queste notizie sono false e tendenziose e sono perfettamente in linea con la vostra falsità. Vedete cittadini, con queste premesse non potevo abbracciare un progetto politico diverso. Un progetto politico che fa della menzogna e della mistificazione il proprio modo di essere. L'alleanza con il gruppo di Gricignano Attiva di Vittorio Lettieri è stata decisa all'indomani dello scioglimento del Consiglio Comunale da tutto il gruppo di minoranza, ci tengo a sottolineare tutto il gruppo di minoranza, salvo poi il ripensamento da parte di alcuni. Non è stata una decisione presa con leggerezza per formare un cartello elettorale poco prima delle elezioni, ma ponderata e meditata. E se in passato ci sono stati degli alterchi dialettici, questi sono da ricondurre alla normale dialettica trasversale politici. Ma da quando è iniziato il dialogo con questo nuovo raggruppamento politico ho imparato a conoscere Vittorio, apprezzarne i sani principi, la sua discrezione, la serietà e la capacità di guida che dimostra, seppure molto giovane. Ho condiviso dunque questo nuovo progetto che, come ben dice il simbolo, mette al centro della sua azione politica esclusivamente gli interessi di questa comunità, della comunità di Gricignano. Ho messo da parte le mie ambizioni personali per favorire e seguire la crescita dei giovani impegnati in politica, svolgendo un ruolo, se volete, educativo. Come un padre può fare con i propri figli o un insegnante con i propri alunni. La mia dunque è semplicemente una candidatura di servizio di chi crede che può dare ancora molto a questa comunità. Io ho il coraggio, lo diceva prima anche Domenico Carosone, io ho il coraggio di metterci sempre la faccia, anche con ruoli diversi, rispetto a chi, seppur invitato a dare il proprio contributo, si è sempre tirato indietro, dimostrando di non essere dalla parte della ragione. E si sa che chi è assente ha sempre torto. È troppo facile criticare senza mettersi in discussione e alla prova. È dovere di tutti noi prodigarci per migliorare le sorti di questa nostra comunità. Io sono
come voi, un grigignanese doc. Sono nato, cresciuto, si dice anche fasciuto, insomma, me lo consenti, da grigignano. Lavoro a Gricignano, amo questa terra, amo questa comunità, tutti voi lo sapete, di cui negli anni ho condiviso la crescita e le aspirazioni, e non mi sottrarrò mai ai miei doveri di cittadino e agli impegni civili e politici per cercare di migliorarla. Vittorio, vai avanti, guidaci verso la vittoria, sicuri che questa ci arriverà, perché i nostri concittadini si fidano della nostra squadra e dei nostri intenti, ben più nobili, trasparenti e disinteressati. Il 26 maggio, quindi, votate la nostra lista, la lista numero 2. Ci sono qui anche io, Andrea Moretti, che tutti quanti voi credo che conoscete. Buona serata. Grazie mille Andrea per il tuo intervento, e adesso è arrivato il momento che tutti aspettavamo, l'intervento di una persona pulita che non ha nulla da temere, una persona per bene, il futuro sindaco di Gricignano, Vittorio Lettieri. Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti questa sera, grazie per tutto il tempo che ci state dedicando. Prima di parlarvi di quello che intendiamo fare per Gricignano, è doveroso da parte mia spiegare come è nato questo progetto e soprattutto come si è formata questa lista. Perché nell'ultimo periodo ho sentito parlare di ambizioni personali, ho sentito parlare di divisioni di poltrone, ho sentito parlare di riunioni massoniche. Beh, niente di tutto questo rispecchia la realtà dei fatti. Dovete sapere che all'indomani delle dimissioni, mentre assistevamo al pianto isterico di qualcuno che aveva perso la poltrona, noi già eravamo all'opera per tutelare gli interessi della nostra collettività. Infatti, insieme ad un altro gruppo politico, abbiamo sottoscritto delle osservazioni presentate poi all'ASI, osservazioni in cui abbiamo chiesto di limitare il proliferare di nuovi insediamenti industriali che trattassero l'umido, perché questo significa fare gli interessi della comunità. La politica si fa 365 giorni l'anno e non solo nel mese delle elezioni. Da lì poi abbiamo avviato un confronto politico per capire se vi fossero i presupposti per la creazione di un nuovo progetto politico che si fondasse sulla serietà, sulla correttezza e soprattutto sulla competenza. Quando ci siamo resi conto che vi era la possibilità di creare tutto ciò, abbiamo fatto una cosa semplicissima. Tutti quanti insieme, io in primis, abbiamo messo da parte i personalismi, abbiamo messo da parte gli antagonismi, abbiamo messo da parte le rivalità storiche e abbiamo creato un progetto che metta al centro Gricignano, che metta al centro l'unico vero interesse, quello della nostra comunità. Abbiamo aggregato anche altre persone, nuove persone, persone che per la prima volta si candidano, per la prima volta scendono in politica, lo fanno con grande passione, con grande determinazione, ed è proprio questa passione, questa determinazione che sarà il motore, il carburante della futura azione amministrativa, perché io non mi stancherò mai di ripeterlo, si deve scendere in campo per dare il proprio contributo alla collettività e non perché si veda la politica come uno strumento per raggiungere degli obiettivi personalistici. Nel nostro programma elettorale abbiamo toccato tantissimi temi, tutti meritevoli
di attenzione e di interesse da parte della futura amministrazione. Abbiamo pensato ad esempio alla trasparenza e alla partecipazione, all'istituzione della consulta ambientale, così come vi ha già anticipato Mimmo, all'istituzione di una commissione permanente, così come ha fatto il dottore Moretti. Abbiamo pensato a dei consigli comunali aperti, realizzati a scadenze periodiche, perché riteniamo che solo attraverso il confronto e il dialogo si possano trovare le migliori soluzioni alle problematiche di questo paese. Lo sapete già, noi di Gricignano al Centro riteniamo la nostra comunità come una grande famiglia e come proprio una famiglia reale, per crescere, per andare avanti, c'è bisogno di una gestione virtuosa. Allora bisogna quindi iniziare a tagliare gli sprechi, a rendere sempre più efficienti i vari interventi amministrativi. Ad esempio, iniziando dalla rete idrica e stradale, abbiamo pensato per questo all'indizione di una gara biennale che permetta non solo un netto risparmio, ma anche la celerità degli interventi. Non vedrete più perdite o buche lasciate lì per settimane. In 48 ore si interverrà per ripristinare la normalità delle cose, così come avviene in grande parte d'Italia, anche qui a Gricignano. Una gestione virtuosa che interesserà sicuramente la riorganizzazione della macchina amministrativa e il potenziamento degli uffici comunali, che oggi sono quasi al collasso. La realizzeremo attraverso l'indizione di concorsi pubblici per l'assunzione di nuovo personale. In modo particolare ci concentreremo sull'ufficio tecnico, perché riteniamo che l'ufficio tecnico sia il cuore pulsante dell'amministrazione. Un'attenzione particolare poi verrà riservata all'ambiente, un tema oggi molto sentito dalla nostra comunità. Abbiamo intenzione di avviare non solo una campagna di sensibilizzazione per l'aumento della raccolta differenziata, ma anche aderire a tutti quei progetti innovativi, come vi ha detto già Mimmo, come il plastic free, il vuoto a rendere, e soprattutto pensiamo di adottare una politica sanzionatoria seria. Bisogna iniziare a sanzionare chi non effettua la raccolta differenziata senza avere timore di nessuno. Non dobbiamo temere nessuno. Proveremo con le nostre idee a migliorare la vivibilità del nostro paese, partendo dalla consapevolezza delle potenzialità di Gricignano, perché io lo sto dicendo da anni e ci credo vivamente. Gricignano ha grandi potenzialità e allora tutti quanti insieme dobbiamo lavorare per sfruttare appieno queste potenzialità. E se parlo di potenzialità, non posso che rivolgere un pensiero al complesso di Via Falciano, la famosa piscina comunale, una risorsa sia in termini occupazionali che di immagine. Pensate a quanti giovani, a quante persone potrebbero trovare occupazione con la riapertura della piscina comunale. Pensate a quante belle iniziative si possono realizzare con la riapertura del complesso Falciano. Ed è per questo che ci attiveremo sin da subito per la riapertura del complesso, sia attraverso la ricerca di fondi pubblici, sia attraverso la valutazione di project financing di aziende private. Ci sarà da parte nostra un impegno concreto e siamo sicuri che entro i primi 2 anni della nostra amministrazione riapriremo la piscina comunale, è una promessa! Pensando alla piscina comunale, non posso non pensare alla situazione in cui riversano i nostri concittadini che abitano nelle adiacenze della base NATO e a tutti i nostri concittadini che abitano nelle periferie. C'è bisogno da parte nostra di un impegno serio e concreto per migliorare la loro vivibilità, per migliorare la situazione in cui riversano. Dobbiamo realizzare le opere di urbanizzazione lì dove mancano. Il giorno 18 ci sarà un confronto proprio nella zona adiacente alla NATO, un confronto dove noi abbiamo dato sin da subito la disponibilità. Non voglio farvi anticipazioni
seguiteci e saprete che cosa realmente intendiamo fare per questi nostri concittadini. Ma dobbiamo essere realisti, anche il centro del paese ha bisogno di interventi celeri per il miglioramento della vivibilità. Abbiamo programmato a tal proposito il rifacimento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, iniziando proprio dalle zone più critiche come via Diocleziano, che si è resa sempre di più protagonista di incidenti molto pericolosi. E come lo faremo? In maniera molto semplice, sfruttando le esperienze e la professionalità dei nostri lavoratori socialmente utili, che si impegneranno nella realizzazione delle strisce pedonali, degli stop, di tutta la segnaletica orizzontale. Mentre per quanto riguarda la segnaletica verticale abbiamo programmato una serie di interventi nei prossimi anni, in modo tale da sostituire la segnaletica verticale lì dove manca, oppure sostituire la segnaletica lì dove è obsoleta. Come ho già anticipato, noi di Gricignano al Centro pensiamo alla nostra comunità come una grande famiglia. Per questo motivo nel nostro programma abbiamo pensato un po' a tutti, a partire dai più piccoli, con la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio e la realizzazione di nuovi edifici. Ci impegneremo pertanto alla ricerca di finanziamenti per la realizzazione di nuovi edifici. Abbiamo pensato alla creazione di laboratori ludico-didattici, anche attraverso la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. Abbiamo pensato ai giovani. Oltre all'aspetto sociale e culturale, sappiamo benissimo che il nodo cruciale risulta essere l'inserimento nel mondo del lavoro. Sempre più giovani trovano difficoltà ad inserirsi nel tessuto lavorativo. Per questo abbiamo pensato a dei corsi di formazione anche attraverso delle convenzioni con le università e con le grandi aziende locali. Vogliamo rendere i nostri giovani più preparati e pronti all'inserimento nel mondo del lavoro. Abbiamo pensato di realizzare dei job meeting, che altro non sono degli incontri tra le aziende presenti sul territorio e i nostri giovani, in modo da creare un collegamento diretto tra l'offerta e la domanda di lavoro. Abbiamo pensato anche ai disabili, con l'adozione del piano PEVA, il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché noi siamo ispirati a principi di equità sociale. Abbiamo pensato all'istituzione della figura del garante dei diritti dei disabili, agli sgravi tributari e all'aumento dei fondi in bilancio per le famiglie che hanno al loro interno dei diversamente abili. Abbiamo pensato poi agli anziani, li vogliamo coinvolgere in attività di rilevanza sociale, come ad esempio il nonno vigile ed altre iniziative utili alla nostra comunità. Abbiamo pensato al ripristino del soggiorno climatico e all'individuazione della casa del pensionato, che sarà qui in Piazza Municipio, perché da un confronto con i nostri pensionati è emerso il loro desiderio di restare qui in Piazza Municipio, perché questo è stato da sempre per loro il centro della vita sociale. Abbiamo poi pensato anche agli animali d'affezione. Abbiamo pensato alla creazione di rifugi per gli animali in diverse zone, anche attraverso la collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio. Abbiamo pensato anche alla stipulazione di convenzioni con i professionisti locali e con i veterinari presenti sul territorio per la salvaguardia degli amici a quattro zampe, soprattutto per arginare il problema del randagismo. Vedete, queste e tante altre idee sono racchiuse nel nostro programma, però una cosa ci tengo a sottolinearla: queste per noi non rappresentano semplici spot elettorali, non è mero propagandismo. Tutto questo rappresenta per noi un impegno concreto con tutta la nostra comunità. E ora veniamo a noi.
non me ne vogliate, io sono una persona molto curiosa e in un momento di curiosità mi è caduto l'occhio sulle proposte dei nostri avversari e devo dire la verità, sono rimasto a bocca aperta quando ho letto tra le loro varie proposte l'istituzione della shortlist delle imprese fiduciarie e la lotta agli insediamenti produttivi che trattano i rifiuti. Ebbene, è proprio il caso di dirlo, avete la faccia come il fondoschiena. Ma come fate a parlare di shortlist delle imprese? Lo sappiamo tutti come sono andate le cose nell'ultima amministrazione. Le imprese scelte per i lavori erano talmente di fiducia che erano sempre della stessa famiglia, quella dell'assessore. E questo voi lo volevate chiamare cambiamento? Ma perdonate, ma ci siete o ci fate, cari avversari? Scrivono nelle loro proposte lotta agli insediamenti che trattano rifiuti. E allora, cari amici, ci dovete spiegare perché la settimana prima per un'azienda si è espresso un parere negativo e la settimana successiva per la Progest è stato dato il consenso all'ampliamento. Ci dovete spiegare il perché. Chi è che ha voluto questo cambio di rotta? E se la colpa, come dite, è stata dell'ingegnere, perché questo non è stato prontamente rimosso? Perché il lunedì dopo le dimissioni il sindaco, invece di autorizzarsi un pubblico comizio, non ha revocato il decreto all'ingegnere? Perché non ha fatto gli interessi della collettività? Ve l'ha già accennato il dottore Moretti prima, Andreotti diceva che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Allora io devo pensare che l'ingegnere è rimasto perché si doveva sistemare all'ufficio tecnico la figlia di qualche sostenitore. E allora dobbiamo dire grazie al commissario prefettizio perché ha ristabilito l'ordine naturale delle cose, mandando a casa sia l'ingegnere che la figlia del tifoso. Questa, cari amici, ormai è storia, noi stiamo entrando nel vivo di una nuova campagna elettorale, una campagna elettorale in cui mi sarei aspettato di essere il bersaglio di critiche e accuse da parte dei miei antagonisti, ma sento fare solo riferimenti a persone non candidate e a fatti legati al passato. Ma se questo passato che nominate sempre è lo stesso del 2012 e del 2018, cari amici, abbiate almeno la decenza di non sputare nel piatto dove avete mangiato fino a ieri. Il mio antagonista poi ama vantarsi di essere il sindaco del popolo. In questa campagna elettorale ho notato che è solito circondarsi di figure mitologiche, per metà uomini e per metà silos umani. Uno di loro lo ricordiamo per le sue eroiche gesta di acciaiolo impazzito. Sono gli stessi che durante i 5 mesi di amministrazione hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Li abbiamo visti onnipresenti sui vari lavori effettuati e addirittura uno di loro lo abbiamo visto in una riunione ufficiale nella regione Campania alla presenza del presidente della regione Vincenzo De Luca. Ad un certo punto si era forse anche temuto per l'incolumità del presidente, non si sapeva se con lui c'era anche l'ascia o meno. Insomma, cari amici, queste sono le persone che circondano il nostro avversario. E allora
se le cose stanno così, io sono fiero che certi personaggi siano a debita distanza da noi, perché Gricignano non sarà mai e poi mai rappresentato da questi individui. Voglio accingermi alla conclusione con una riflessione. Sin dal giorno dopo le dimissioni, i nostri avversari politici e i loro sostenitori ci hanno ringhiato contro tutta la loro rabbia, ci hanno sputato contro tutto il loro veleno, scaraventandoci contro ogni genere di appellativo. Oggi, mentre noi proviamo a smascherarli, ci invitano a tenere i toni bassi. Voglio farvi una domanda: ma ci vedete per caso esagitati? Ci vedete per caso inferociti? Non stiamo facendo altro che raccontare la verità, e i nostri avversari hanno paura della verità e fanno bene. Fanno bene perché, come dico sempre, la verità è figlia del tempo, e se avete pazienza nei prossimi giorni continueremo a raccontarvi la verità e soprattutto continueremo a farvi capire con chi abbiamo avuto a che fare fino a questo momento. Ci accusano di dossieraggio, di cospirazione, di spionaggio. In realtà io non ho fatto altro che rispondere ad un video in cui il mio antagonista mette le mani avanti su questioni gravissime, in cui è coinvolto non solo come consulente, quindi in qualità di commercialista, ma anche come socio di queste società. E credetemi, non so quale delle due sia più grave. Io non ho fatto altro che mostrarvi chi è il nostro antagonista, un bugiardo cronico. Ed uno che ha mentito ad un popolo intero, non oso immaginare cosa sia capace di fare nel prossimo futuro. Allora, amici miei, noi continueremo la nostra campagna elettorale con la stessa passione, con la stessa determinazione che ci ha sempre contraddistinti. Continueremo nei prossimi giorni a spiegarvi che cosa intendiamo fare per Gricignano. Continueremo a spiegarvi in maniera più approfondita quello che è il nostro programma, quello che è il nostro progetto nelle vostre case, e soprattutto continueremo a raccontarvi la verità. Ma vi lascio con un appello: abbiamo bisogno del vostro aiuto per liberare la nostra Gricignano dagli affaristi, dai bugiardi e da tutti quelli che pensano solo ed esclusivamente ai loro interessi. Allora, tutti quanti insieme, il 26 maggio riporteremo Gricignano al centro. Grazie.